La strategia della trottola. Una trottola, quando gira su se stessa, cambia in continuazione. Ogni punto della trottola si sposta attorno al suo asse di rotazione e solo questo asse rimane immobile. Dal mio punto di vista, questo esempio ci dà un'immagine molto chiara di come funziona l'essere umano, almeno in questa situazione. L'asse rappresenta l'essenza e il resto della trottola la nostra personalità. La personalità è mutevole perché è soggetta agli eventi esterni e a quelli interni. Basta vedere una star del cinema con una giacca rossa che, immediatamente, il rosso diventa il nostro colore preferito. La moda è un esempio perfetto di come la personalità sia manipolabile e manipolata. La personalità è sempre e comunque una banderuola. L'essenza è quella parte di noi che invece non cambia mai. Pensa dunque a ciò che in te non cambia mai. Quali sono quelle tue caratteristiche che, indipendentemente dalle circostanze, restano sempre uguali? Quelle caratteristiche che sin da bambino ti hanno accompagnato. Quali sono i tuoi sogni, i tuoi gusti, le tue preferenze? Quali attività ti piaceva tanto fare da bambino? Chi eri prima che il mondo ti imponesse un'identità? Quelle sono proprio le caratteristiche dell'essenza, la tua natura originaria che va assecondata per trovare la realizzazione e la felicità.